Salve a tutti ragazzi! Ci sono numerosi luoghi che sembrano essere davvero stati scolpiti dalla storia e tra essi c'è proprio il Museo di Capodimonte che si trova qui a Napoli. Esso contiene tutta la importante collezione della famiglia Farnese. Seguitemi e sarò il vostro Virgilio che vi accompagnerà in questo viaggio verso il piacere della scoperta. Adesso passiamo alla struttura dell'edificio. C'è una cosa molto curiosa quando si vedono le antiche regge del passato, ovvero che per una sola famiglia venivano creati palazzi di centinaia di stanze. La reggia di Capodimonte ha tre piani e noi adesso stiamo nel primo piano, in cui c'è la collezione Farnese. Però dobbiamo ben tener conto che moltissime opere che si trovano in questo piano furono confiscate ai complessi religiosi di Napoli. Al secondo piano c'è la Galleria Napoletana. Nel terzo piano sono esposte opere dell'Ottocento e di arte contemporanea. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovo in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Solo che non sto parlando della selva oscura di Dante, bensì del bosco di Capodimonte. Esso fu creato nel 1735 da Carlo di Borbone per riserva di caccia. Siamo nella parte posteriore del Museo di Capodimonte. Ovviamente ci sono altre curiosità di cui parlare su questo bellissimo museo, ma adesso passerò la parola ai miei colleghi. La collezione Farnese è stata voluta da Carlo III di Borbone, figlio di Elisabetta, ultima discendente dei Farnese, ed è stata portata a Napoli nel 1700. Il primo ad arricchire la collezione fu Alessandro Farnese, passato alla storia come Papa col nome di Paolo III, e era interessato alle arti antiche quanto a raggruppare presso la sua corte quanti più artisti possibili del calibro di Michelangelo per le arti figurative, Raffaello e Tiziano per la ritrattistica. In questo quadro viene rappresentato il pontefice ingombito dal peso degli anni e delle responsabilità, tuttavia ancora molto vivace, come si evince dagli occhi neri e penetranti. A destra vi è invece il nipote Ottavio, che si avvicina in atteggiamento servile, propenso a chiedergli dei favori che invece il pontefice non sembra disposto a concedergli. Alle spalle invece c'è l'altro nipote Alessandro, che è a sua volta cardinale, il quale riguarda l'osservatore con aria di superiorità e stringe lo schienale della sedia pontificia. Con questo ritratto, molto sinteticamente, Tiziano è riuscito a riprodurre il mondo politico del tempo, dominato dal nepotismo e dai rapporti familiari attraverso i quali si passavano da una persona a un'altra. Alessandro, nipote di Paolo III, mecenate ad arricchire la collezione e ad circondarsi di autori, di artisti come El Greco, Salviati e Tiziano.
rappresenta appunto il pontefice Paolo III durante un incontro emiliano, in un clima di incertezza politica, perché il pontefice stava tentando di avviare i tentativi per una conciliazione, falliti poi successivamente con il Concilio Tridentino. Possiamo notare che il ritratto assume una tecnica realistica assoluta, soprattutto notiamo questa folta barba bianca, questi segni sulle mani e queste fosse scavate sulle guance che danno anche anzianità alla figura di Paolo III. Figlio di Paolo III preferì farsi ritrarre in armatura piuttosto che in abiti sfarzosi. La capacità, la bravura di Tiziano si nota soprattutto dalla sua capacità di far emergere il lato oscuro del carattere del Farnese. Dietro di lui si trova un armigero che ha uno stendardo in mano ha la bocca dischiusa, pronto ad annunciare una qualcosa di grave. Ranuccio I Farnese, sventando una congiura che fu organizzata nei suoi confronti, condannò a morte i feudatari e ne confiscò i beni, andando così ad incrementare la collezione, aggiungendo anche dei quadri di Bruegel il Vecchio, tra cui la cordata dei ciechi e il misantropo. Nel 1957 la collezione venne definitivamente spostata e aperta al pubblico nel Palazzo di Capodimonte a Napoli. E in questa sede vennero apportate ulteriori aggiunte con opere post-unitarie e borboniche. Presenta Danae, principessa di Argo, figlia di Acrisio, a seguito della sua unione con Zeus, sotto forma di pioggia d'oro. Comprendiamo da vari fattori che quest'unione è stato un gesto d'amore, ad esempio dal fatto che abbiamo la figura di Cupido, che frena forse una serva che vuole impedire alla polvere d'oro di fecondare. Per il resto Danae. Però anche il viso di Danae, vediamo che ha gli occhi abbandonati, è serena e per la composizione di questo quadro l'artista sicuramente si rifece a due opere importanti, la Leda di Michelangelo e la Venere d'Urbino. Splendidi esempi di vasellame della manifattura di Capodimonte. La fabbrica, fondata da Carlo di Borbone, che probabilmente era rimasto affascinato dalle porcellane di Meissen che la moglie Maria Amalia di Sassonia aveva portato a Napoli in dote nuziale. La produzione iniziò nel 1743, dopo circa 3 anni di ricerche alchemiche, per individuare la formula più idonea dell'impasto e reperire materiali adatti disponibili nel regno. La decorazione pittorica fu affidata a Giovanni Caselli, abile e raffinato artista, e la plastica allo scultore fiorentino Giuseppe Gricci. In questa fase embrionale la fabbrica venne collocata nei giardini del Palazzo Reale di Napoli, in modo che sia il re che la regina potessero essere presenti ad ogni progresso raggiunto. Nel 1743, quando iniziò la vera e propria produzione, lo stabilimento fu spostato nel bosco di Capodimonte, dove gli spazi erano più ampi e dove era in costruzione la nuova reggia. La manifattura di Capodimonte rimase attiva fino al 1759, anno in cui Carlo ottenne il trono di Spagna e decise di trasferire macchinari e maestranze a Madrid, distruggendo tutto quanto restava a Napoli. La produzione plastica di Capodimonte raggiunge risultati molto originali fin dai primi anni, grazie alla direzione dello scultore fiorentino Giuseppe Gricci. L'artista si impegna in ugual modo sia nelle opere auliche di più grandi dimensioni che nelle statuine e nei piccoli gruppi di genere destinati alla pubblica vendita. La produzione della manifattura reale, infatti, non era destinata solo alla corte, ma attraverso una bottega a fronte strada aveva un vero e proprio commercio al dettaglio.
Negli ultimi anni di attività, la manifattura di Capodimonte produsse molteplici gruppi plastici ispirati a temi letterari colti. Fonte di grande ispirazione fu la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, dal quale è tratto il personaggio di Goffredo sulla tomba di Udone, capitano dei crociati che fu ucciso sotto le mura di Gerusalemme da Argante, re d'Egitto. Il comandante indossa ricchi abiti da parata trionfale, adatte al momento solenne della commemorazione del valoroso guerriero. La manifattura di Capodimonte raggiunse l'apice della produzione plastica con la realizzazione di un'intera stanza cinese in porcellana. Si tratta del famosissimo salottino di porcellana, originariamente nella regia di Portici, oggi a Capodimonte, della regina Maria Amalia, che però non fece in tempo a vederlo, in quanto fu completato nel 1759. Anno in cui i sovrani lasciarono Napoli alla volta di Madrid. Alla morte di Augusto il Forte nel 1733 succede al trono Augusto III di Sassonia e Polonia e la direzione della fabbrica delle porcellane di Meissen passa al conte di Von Brahl. A partire da questo momento la manifattura di porcellana tedesca conosce l'apogeo della produzione in stile rococò. Dagli anni 40 del XVIII secolo i cosiddetti fiori tedeschi sostituiscono quelli indiani nella decorazione del vasellame e assumono caratteristiche di sempre più intenso realismo anche grazie al sapiente uso del colore e delle ombreggiature. Con il graduale ma inesorabile abbandono dei temi decorativi orientali si assiste alla diffusione di decorazioni di gusto più prettamente europeo. Attorno agli anni 1760-1770 conosce il suo livello di massimo splendore la decorazione realizzata mediante l'uso di applicazioni plastiche in porcellana a rilievo affiancate a decorazioni pittoriche policrome in un realistico gioco di imitazioni della realtà naturale. Al bosco di Capodimonte. Ci troviamo all'ingresso, la porta di mezzo, la quale ci introduce a un grande viale ellittico, da cui partono ben 5 vialoni. Andiamo a scoprirlo insieme. Il bosco di Capodimonte, fatto costruire per la famiglia dei Borbone, si estende per 124 ettari e presenta all'interno ben 400 specie di alberi secolari, soprattutto lecci, castagni, olmi e numerosi animali, numerose specie, tra cui ad esempio alcuni provenienti dalla Boemia, alcuni tordi numerosissimi, lepri. Costruita e sistemata poi successivamente nel 1742 da Ferdinando Sanfelice, l'intero bosco presenta numerose masserie e manifatture tecniche che producono oggetti peculiari della zona come la ceramica di Capodimonte o la porcellana, famosissima in tutto il mondo. Ci troviamo nel vialone di mezzo.
il più lungo dei 5 sentieri principali che si trovano nel bosco di Capodimonte. È esteso 1,3 km ed ha una caratteristica forma a cupola, data da delle potature mirate che congiungono le estremità dei rami di questi grandi alberi secolari, dando appunto questa forma proprio absidale. La Villa Floridiana, già esistente nella prima metà del XVIII secolo, fu progettata per il re Ferdinando di Borbone, che a sua volta intendeva destinarlo a sua moglie, Lucia Migliaccio di Partanna, duchessa di Florida. Per quanto riguarda la ristrutturazione del complesso, questa fu affidata all'architetto Antonio Niccolini. Quest'ultimo, per quanto concerne l'interno della struttura, riuscì a concepire la pianta centrale con due bracci laterali e simmetrici. Elaborò anche un seminterrato poggiato proprio su un basamento in pietra lavica, voluto proprio dalla duchessa di Florida. Per quanto riguarda l'esterno, anche qui abbiamo un'impronta dell'architetto Niccolini, il quale riuscì a rappresentare e a far erigere un tempietto ionico e anche un teatrino, proprio come passatempo, come quindi intrattenimento per le persone che visitavano il re Ferdinando di Borbone. Parco della Floridiana, questo è costituito con un continuo alternarsi di ombrosi boschetti e tortuosi sentieri. Nel 1895, il parco ormai già terminato, ne fu affidata la manutenzione al giardiniere Frederick Denhardt, il quale si occupò anche di successive modifiche per quanto riguarda lo spostamento di lecci, di praterie o di aiuole. Ci troviamo all'Istituto Caselli, l'antica Real Fabbrica della Ceramica di Capodimonte, restaurata da San Felice nel 1745. Attualmente ospita un istituto artistico a indirizzo raro, che ha come specializzazione la creazione delle ceramiche di Capodimonte, un'opera unica nel loro genere. Si presenta come un sistema economico totalmente sostenibile. Assieme alle varie manifatture, numerose sono le masserie e grandi giardini come il Giardino Torre, o tante le palazzine come la Palazzina dei Principi, oppure la Casina della Regina, luogo di riposo dopo la caccia, oppure ancora la Chiesa di San Gennaro. Insomma, conclusione, questo grande luogo è un vero e proprio paradiso, staccato da Napoli ma allo stesso tempo unita ad essa. Thank you.